Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere, ma una casa a cui tornare. Tornare, non andare. Che cos'è secondo lei la tenerezza? La tenerezza è un gesto, è prendere la mano anche di un estraneo. Voglio sbilanciarmi in questo senso. La tenerezza non è l'amore, non è la passione, non ha niente a che vedere con i sentimenti che legano un uomo, una donna, un padre, un figlio, ma possono essere dati anche a un'altra persona che non c'entra nulla con noi. Ha già saputo che avete avuto un infarto? E da chi l'avete saputo? Vostra figlia, quella che lavora al tribunale. Dicono tutti che è bravissima, ma purtroppo tiene il vostro carattere. Nel film c'è una scena che mi sta a cuore molto ed è la scena della galleria, che si svolge in galleria, quando Elio Germano reagisce in maniera violenta contro il solito ennesimo venditore nigeriano di accendini, di calzini, eccetera. Ti prego. No, ora diamo il cameriere. Calzini. No! Mi capisce quando parlo? Vada via! Via! Non la voglio la sua porcheria di merda! Ha capito? Lui reagisce violentemente, lui reagisce sbattendolo a terra e poi lo cerca. E poi lo cerca e non gli dà la carità, ma lo guarda negli occhi, come a dire: tu sei un essere umano, io sono un essere umano. Quello è un gesto che è fortemente religioso in senso laico. Io sono stato colpito dalle parole che ha detto Papa Francesco, credo adesso sono 2 settimane, proprio sulla tenerezza. Ha detto più o meno, io ricordo il concetto ma non le parole, che la tenerezza ci rende più liberi, nel senso che ci libera dalle nostre paure di essere fragili. Tutti noi siamo fragili, però avendo la forza di fare un gesto di avvicinamento verso l'altro, in realtà noi siamo forti. Ma perché ci abita qualcuno lì? Ci abitiamo noi, io, mio marito e 2 bambini. Con cui sono Fabio. Lorenzo. Qua ci abita da solo con tutta la sua famiglia. Sono io tutta la mia famiglia. Questa idea che la felicità sia sempre da venire, che il tempo sia questa in direzione verticale, no? Dove appunto bisogna sempre inseguire qualcosa, cercare qualcosa, essere all'altezza di qualcosa che se no non riusciamo ad ottenere, che ci mette sempre in una zona di infelicità. Cioè la felicità non è mai qui, ma è sempre appunto qualcosa che è alla fine di un cammino. Io non capisco perché tu hai questa fissazione di perdonargli tutto. Perché un padre è un padre. Anche la capacità di perdonare, per esempio. La capacità di comprendere, di perdonare, quindi in qualche maniera di accogliere, no? Una persona. Questo film anche ha molto a che fare col rimpianto. Che poi, insomma, verrebbe da dire quasi banalmente, ma è la famiglia poi, perché è il perdonare anche quelle che sono state le tue radici. È la famiglia, la famiglia, però sono anche le, anche secondo me, una certa purezza nel saper guardare ai sentimenti, quindi una certa, un candore che poi nella vita viene smarrito, si smarrisce, no? Invece è importante ritrovarlo. Vada via! Via! È stanco e quando è stanco gli saltano i nervi, ma prima starci male è lui. Penso che nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene. Oggi questo aver paura dell'altro ad ogni costo perché mina la tua sicurezza, la tua felicità, fa sì che appunto viviamo, come dire, ripieni di paure. E questo non ci fa fare una vita migliore. Spesso la paura nasce proprio dal non conoscersi. Perché appunto se noi riusciamo, appunto la tenerezza poi cos'è? La tenerezza è una capacità di mettersi nei panni dell'altra persona, di ascoltare, di condividere. Fare una carezza vuol dire quello. Sfrida.